Ciao a tutti da ERC e benvenuti. Oggi vi mostrerò una partita con Reaper che può dare molti spunti sia ai player in beta che fuori, in quanto non solo entrerò nei dettagli delle meccaniche di Reaper, ma mostrerò delle sinergie di team applicate diverse dal solito. Una piccola parentesi su Reaper. Quando la Blizzard ha presentato i primi eroi di Overwatch, il mercenario spietato con la maschera da morte e un trench nero da cui fuoriescono infiniti fucili a pompa doppi, non era per niente il mio preferito. Anzi, era davvero troppo nutelloso. Ma entrando in beta e provando un po' tutti gli eroi, ragazzi, è nato un vero e proprio amore. È nato un vero e proprio amore perché Reaper è un attaccante che ha uno skill cap piuttosto alto, altino. Serve molta pazienza e freddezza, quindi non è banale. Una capacità di posizionamento e visione e avere anche una discreta velocità in quel momento in cui si entra nel bel mezzo dell'azione. Inoltre il kit di Reaper non è uno dei più fortunati e va capito abbastanza bene, in quanto le sue bocche infernali, che sono i due pompa, non sono in grado di colpire a lunga e media distanza. Quindi bisogna sempre ingaggiare dalla corta distanza e non sbagliare troppi colpi. È tra i più lenti a camminare, ha pochissimi colpi, non ha armor né scudi, passo d'ombra è lentissimo, forma spettrale dura pochissimo. Insomma, per giocare Reaper bisogna pensare sia all'obiettivo che ad un mini obiettivo personale, ovvero controllare una stanza molto vicino all'azione che abbia un medikit. Questa base è il piano B, ovvero dove si scappa se le cose iniziano ad andare male. Con Reaper bisogna sempre pensare ad un piano di fuga perché non ha niente per poter improvvisare, per esempio con una Tracer o una Pharah. In questo video inoltre vedremo un altro aspetto. Siamo in difesa senza grandi tank o curatori puri, bensì Symmetra e Zenyatta. Questi due eroi assieme a Reaper formano una combo di difesa attiva e mobile devastante. Quindi vedremo anche questo. Ultimissima cosa, la regola numero uno di Reaper è mai essere prevedibili. Ma ecco ragazzi che inizia il game. Bene ragazzi, inizia la partita. Difendere l'obiettivo A. Allora, Reaper deve controllare un punto da dove difendere e approfittare della sinergia degli scudi di Symmetra, delle sue torrette in quel punto che sta difendendo vicino al medikit e della orb di Zenyatta. Quindi non esporsi troppo, anche perché in questo punto di Anubis è un suicidio esporsi, e attendere il momento giusto per colpire il nemico. Vedete qui adesso vengo assaltato, approfitto della forma spettrale per evitare il fuoco avversario e attenzione, piano B, medikit numero 2. Qui il mio compagno chiede aiuto perché è inseguito da Lucio e lo elimino al volo. Come vedete da vicino Reaper è veramente letale. Ritorno al mio punto da difendere, sempre la mia bella casetta, e arriva un soldato 76 che anche lui viene eliminato. La mia vita si fulla velocissima perché ho gli scudi, ho l'orb, eccolo qua un McCree che va giù anche lui. Faccio un po' di mordi e fuggi cercando di disturbare perché vedo che ormai metà della loro squadra è andata e poi guardate, tac, ritorno alla mia casetta, al mio bel medikit e cerco di rifullare la vita nel minor tempo possibile. Cambio posizione perché non bisogna essere prevedibili, dietro arriva un Lucio. Tengo sempre la posizione, cerco sempre di attendere che il nemico faccia la mossa, ecco qua. E approfitto anche delle torrette di Symmetra, e questa è una vera e propria sinergia, perché? Perché Reaper controlla gli spazi piccoli, Symmetra controlla gli spazi piccoli e in più mi dà lo scudo, quindi le due cose per questa difesa attiva e mobile vanno molto d'accordo. E ricontrollo il mio posto con il medikit, anche qua. Aspettiamo che arrivino gli nostri avversari in quanto siamo in difesa. Eccola qua una Pharah. Pharah in volo, rifugiarsi dentro e attaccare solo quando è scesa. Eccola qua, punita subito una volta che è scesa. Adesso qui tento un piccolo flank e tento anche di buttare giù la loro Widowmaker che rompe le balle. Misso un po' di colpi perché qui più che altro bisogna stare attenti a non cadere. Attenzione, il punto sta per essere conteso da un Winston. E lo eliminiamo subito.
Vedete, tengo sempre sott'occhio i punti con i medikit, perché è molto importante. Eccolo qua che arriva un soldato 76 in super, viene eliminato e tengo sempre la posizione. Vedete, queste sono le casette amiche di Reaper. Perché Reaper ha bisogno di controllare questi sottobiettivi. Bisogna pensare ai medikit come dei sottobiettivi. Eccola qua una fara pericolosissima, siamo tutte e due bassi. Io metto forma spettrale per studiare un po' la situazione. Lei decide intelligentemente di andare via in quanto non poteva volare via. Cambio posizione. Arrivano all'attacco di nuovo. Sempre dal dietro flank. Spirale della morte. E vai con la serie da 10. E qua la loro farra giustamente mi punisce. Perché era posizionata bene, arrivata dopo, eccetera, eccetera. Allora, la partita sta andando abbastanza bene per me. La difesa non tanto bene per la mia squadra. E qua si paga un po' l'assenza anche di un vero tank. Infatti, a breve perderemo l'obiettivo. Ma continuiamo a difendere con i denti. Qui, vedete, Simmetra del buon Babu Deutz mi dà lo scudo. E io cerco di entrare e provare una difesa. Ma attenzione, c'è un carro armato che mi scasserebbe e quindi me ne vado via. Mi nascondo, sto bello attento, cerco di dominare il posto intanto che si rigenerano gli scudi per tentare un'azione disperata. I miei avversari si dimenticano di me. Aspetto che se ne vadano via. E sì, avrei potuto suicidarmi, ma volevo fare un game molto bello. E quindi ci tengo la pellaccia e provo a rifare un flank da dietro. E infatti ho ragione, perché li becco mentre stanno cercando di fuggire dal mio amico Esax con Zeniata che li sta pushando in trascendenza. Ecco qua, approfitto della trascendenza per essere praticamente invincibile e fare fuori anche gli altri. Qua ingaggio uno contro uno contro Winston. Winston è un bersaglio molto grosso, quindi molto facile da far fuori per Reaper. Qua c'è un cecchino già debuffato dal mio amico Zeniata. Fatto easy. Qua c'è un altro Lucio. Attenzione, c'è un Bastion che è pericoloso. Decido di buttare la spirale della morte e li elimino entrambi. E ritorno in serie. Quelle orb che vedete sono praticamente la cura self. Qua sfrutto lo spazio verticale per farmi un soldato 76 che da quella distanza potrebbe essere parecchio pericoloso per Reaper. Vedete, controllo sempre un punto con un medikit. E poi sono pronto a scappare e tornare dai miei compagni, perché questa che vedete adesso sarà la mia nuova basettina. Ecco, qua cerco di cambiare posizione e cerco di flancarli dal verticale. E anche qua, fuori due. Arriva Lucio. Lucio si muove molto veloce e qui bisogna essere abbastanza rapidi nel girare. Serie da 10. La partita sta andando molto bene per me, la difesa sta andando molto bene in questo punto, che è parecchio difficile oltretutto da attaccare, ma come vedrete in un video successivo è molto fattibile. Continuo la mia ricerca del flank, vedo che arriva una farra e cerco di intercettarla per quando avrà finito il volo, ma non la trovo. Provo a scendere e poi risalgo per sfruttare un po' lo spazio verticale. Vedo che la farra è atterrata. Ma non sparo subito perché mi sentirebbero subito, Reaper è abbastanza riconoscibile dai suoi spari. Tento un ingaggio, è pericoloso per entrambi, disingaggio, uso questo trucchetto per ritornare dai miei amici e beccarmi di nuovo l'orb da Zeniata. Decido di riposizionarmi e cercare lo spazio verticale per attaccare, ma vengo eliminato. Questo perché? Perché non sono stato abbastanza imprevedibile, si aspettavano che qualcuno arrivasse da lì sopra. E infatti mi hanno fatto, giustamente, sfrutto il teleport di Simmetra e ritorno alla mia difesa attiva e mobile. Qui vediamo che sul lato qualcuno sta iniziando ad arrivare, eccolo qua uno scimmione che pusha, viene subito eliminato da me e dai miei compagni e siamo pronti con la mia difesa mobile. Loro arrivano, io lo aspetto e li prendo da dietro, sempre così, flank. Cambio direzione del flank ogni tanto, c'è Bastion che è pericoloso, spirale della morte
E fuori 3, via con una tripla. Uccisione multipla. E continuiamo. Sempre sul flank a martellare. Mancano 2 minuti e 33. Il controllo è abbastanza tranquillo. Io ritorno alla mia casettina come punto di riferimento per escogitare un ulteriore piano. Ma attenzione, arriva una ulti di Hanzo. Tra la trascendenza di Zenyatta e la mia forma spettrale riesco a evitarlo senza subire danni perché mi avrebbe one shottato. Ritorno al flank questa volta dalla parte destra e ancora ripunisco. Fuori Bastion, fuori soldato e alla fine anche fuori Winston che poverino cerca di pushare ma ormai i suoi compagni sono stati tutti eliminati. Ritorno nella parte centrale, controllo dall'alto dove sono i miei avversari. È un Junkrat solo debuffato, viene eliminato e qui io faccio un erroraccio, mai andare sul corpo di Junkrat quando muore perché ti rilascia le bombette, questo è un errore che faccio spessissimo. La partita sta per finire, manca 1 minuto e 20, la difesa sta andando piuttosto bene, sono a circa una trentina di kill e 3 morti, direi una prestazione ottima. Medaglia d'oro in almeno 3 cose, quindi vuol dire che sto andando alla grandissima. Soldato 76 viene eliminato, arriva da lontano un Winston e riproviamo il flank con Winston che però si accorgono in due che sono arrivato. Questo è il momento per tagliare la corda e controllare un altro punto casetta con un medikit, anche se non ne ho bisogno. È buona abitudine sempre ritornare. Eccolo qua sto soldato 76. Qua la mia mira ogni tanto. E attenzione, qui c'è una Fara pericolosa, aveva tutti i cooldown e quindi ho deciso di utilizzare la spia della morte per eliminarla, tanto mancano 29-30 secondi e quindi in qualche modo devo farla fuori. Sarebbe stato difficile in quel punto lì vincere uno contro uno perché c'era molto spazio. Non posso andare addosso al soldato 76 per quell'engage, aspetto che l'orb di Zenyatta mi rifulli per ritornare a flancare di nuovo. Il tempo sta per scadere, mancano 9 secondi, facciamo fuori lo scimmione Winston, facciamo fuori gli altri e alla fine scade il tempo e a tempo scaduto faccio fuori anche questo soldato 76, poverino. E arrivo a 34 kill e 3 morti, diciamo più di 11 0 di KD, ecco qua la light, ho fatto anche il play of the game, non specialissimo, però comunque è buono il flank sulla destra. Guardate la facilità con cui melta, con cui distrugge tutto Reaper quando arriva da dietro e prende gli avversari che non se l'aspettano. Ed ecco qua, 34 eliminazioni, 47% partecipazione alle uccisioni. Anche se anche i miei compagni sono stati molto bravi, è stata una specie di ecatombe per i nostri avversari. Bene ragazzi, con questo commentario è tutto e ci vediamo al prossimo commentario qua con 3 medaglie d'oro. Ciao! Escono infiniti fucili a pompa doppi. Non era per niente il mio preferito, anzi era davvero troppo nutelloso, ma entrando in beta e provando un po' tutti gli eroi, ragazzi, è nato un vero e proprio amore, in cui si entra nel bel mezzo dell'azione. Inoltre il kit di Reaper non è uno dei più fortunati e va capito abbastanza bene, in quanto le sue bocche infernali, che sono i due pompa, non sono in grado di colpire a lunga e media distanza. Tagli delle meccaniche di Reaper, ma mostrerò delle sinergie di team applicate diverse dal solito. Una piccola parentesi su Reaper: quando la Blizzard ha presentato i primi eroi di Overwatch, il mercenario spietato con la maschera da morte e un trench nero da cui fuoriesce Ciao a tutti da Erk e benvenuti. Oggi vi mostrerò una partita con Reaper che può dare molti spunti sia ai player in beta che fuori, in quanto non solo entrerò nei dettagli. È nato un vero e proprio amore perché Reaper è un attaccante che ha uno skill cap piuttosto alto, altino. Serve molta pazienza e freddezza, quindi non è banale. Una capacità di posizionamento e visione
e avere anche una discreta velocità in quel momento.